telecamere di Preziosa Magazine nuovamente on air per parlare in questo caso di sicurezza. Sicurezza intesa come safety, sicurezza intesa come tutela dei tanti visitatori che in questi giorni stanno frequentando i padiglioni di Fiera di Vicenza per questo meraviglioso evento che è Voice. Ci troviamo in compagnia di Mario Vescovo, il direttore delle operation di IEG, che è riuscito con i suoi collaboratori a dare proprio il senso di tranquillità, di sicurezza, di safety all'interno dei padiglioni. Lo avete fatto con un grande lavoro che ha portato alla stipula di un protocollo con il quale di fatto voi accogliete, anche se gli operatori non lo sanno, ma accogliete i visitatori di fiera. Sì, certo, infatti, in questo periodo di lockdown è stato molto complicato perché abbiamo dovuto reinventarci. Uno dei primi temi che abbiamo voluto prendere in considerazione è stato proprio quello di creare un protocollo che ci permettesse di stendere tutte le linee guida adatte ad impostare il lavoro. E quindi, oltre agli adempimenti normativi che sono la base con la quale siamo riusciti a ripartire, abbiamo voluto provare a fare qualcosa di più, ovvero iniziare a creare per ogni pillars, ogni elemento, diciamo così, portante della nostra struttura, un lavoro dedicato e molto approfondito al fine di agevolare l'accesso e rendere sicuro da parte di tutti i nostri stakeholder, visitatori, fornitori, espositori che ci frequentano, un soggiorno piacevole. Questo è stato un po' il tema. Si tratta di fatto della prima fiera fisica che stiamo vivendo, la seconda poi in generale italiana, però di fatto la prima fiera fisica importante a livello internazionale. Siete riusciti a creare all'interno dei padiglioni un clima estremamente disteso. Le persone sanno quello che devono fare, sanno che devono indossare la mascherina, che devono occupare gli stand solamente per il numero massimo di persone indicato all'interno di ogni stand, di ogni piccolo hub, e questo consente a tutti effettivamente di vivere questi 3 giorni di evento con la massima predisposizione alla tranquillità. Ovviamente c'è anche la necessità di tutelare chi è all'interno e di evitare che si possano poi venire a creare delle condizioni anche allarmanti. In che modo siete riusciti quindi a tenere sotto controllo questa probabile, eventuale, ci auguriamo che non succeda mai, emergenza? Allora, sostanzialmente con delle linee guida generali e dei protocolli molto chiari, quindi noi abbiamo voluto optare per la chiarezza, okay, dell'attività e soprattutto un grande lavoro di coordinamento generale in maniera che tutti quanti noi addetti ai lavori sappiamo come intervenire. Il caso tipico che tutti immaginano è il caso in cui possa, diciamo così, presentarsi alle porte una persona che ha una temperatura sopra la media. Ecco, l'approccio che abbiamo voluto dare fin dall'inizio noi è stato quello non di, diciamo così, chiudere la porta e di lasciare la persona sola, ma di dare un'accoglienza anche da questo punto di vista. Quindi con personale medico, personale che prende in carico la persona, analizza le problematiche, cerca di supportarla e questo fino al completamento del percorso, che possa essere un'aspirina per mandarla a casa tranquilla, al tempo stesso magari, come posso dire, accompagnarla all'ospedale per fare degli accertamenti e quant'altro. Questo perché? Perché noi vogliamo estendere il concetto di ospitalità a 360 gradi e questo è per noi uno degli elementi fondamentali. La grande attenzione che voi avete alle persone che frequentano i padiglioni si è portata anche all'esterno, riuscendo ad allestire delle vere e proprie aree relax in cui ci si può togliere la mascherina, si può rimanere in un ambiente estremamente confortevole e sicuro sotto il profilo sanitario e godersi poi anche, insomma, dobbiamo dirlo, le belle giornate che ci sta regalando questo settembre. Sì, sicuramente, assolutamente noi capiamo che effettivamente tenere la mascherina è un obbligo, ma può essere anche pesante. Quindi abbiamo allestito tante aree, soprattutto all'esterno, in maniera da dare qualche momento di sollievo ai nostri espositori, visitatori che volessero uscire per prendere una boccata d'aria.
Oltretutto, se riusciamo a farla nel migliore dei modi e, come posso dire, in una maniera accogliente, come sappiamo fare noi, sicuramente immagino che possa essere più gradevole. Grazie Mario Vescovo, grazie per averci raccontato sotto il profilo della sicurezza sanitaria e delle normative anti-Covid tutto quello che si sta facendo in questo padiglione e durante Voice. Grazie anche a voi per averci seguito, ci rivediamo tra pochissimo, come sempre, con Preziosa Magazine.